Questo pomeriggio il Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo ospita con un orgoglio davvero grande una dimostrazione unica nel suo genere. Ci vuole parlare di come siamo arrivati a questo giorno? Sì, è un lavoro che dura da più di un anno perché noi da oggi ospitiamo il congresso nazionale della SISFA, la Società Italiana degli Storici della Fisica e dell'Astronomia, della quale mi onoro di far parte anch'io, e che li ospitiamo qui come congresso nel nostro museo. Quindi l'auditorium Aldo Ducci è già gremito di gente, studiosi, sono premi Nobel, direttori di musei, direttori di istituti astronomici oppure di facoltà di fisica di tutte le università italiane e che fanno riferimento a questo congresso. In questo congresso abbiamo pensato di fare delle iniziative, cioè non soltanto parlare, diciamo così, che sono molto utili queste cose, però anche dare delle informazioni anche per i cittadini, allargare quindi il congresso alla cittadinanza, e questa sera alle 5:30 noi facciamo questo. Qui ad Arezzo, al Museo dei Mezzi di Comunicazione, si tiene il 35esimo congresso nazionale della SISFA, la Società Italiana degli Storici della Fisica e dell'Astronomia. E quindi in questo contesto noi promuoviamo questo tipo di studi. Questo anno è un anno molto denso di ricorrenze, tra le quali l'anno internazionale della luce proclamato dall'UNESCO. E quindi noi abbiamo pensato di rifare questo esperimento storico fatto da Foucault nel 1850. È stato molto importante perché all'epoca è stato un esperimento cruciale per discriminare sulla natura della luce, se fosse un corpuscolo o un'onda, e per fare questo si fa passare la luce in aria e in acqua e si misura la velocità. Quindi noi rifaremo questo meraviglioso esperimento con quella che si può chiamare spazzatura elettronica, tra virgolette, quindi useremo mezzi poveri. Crescere dalla frequenza di rotazione cresce l'angolo di separazione.